Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Di ciò che non interessa è abbastanza normale essere incompetenti, ma accade di esserlo anche di ciò che invece è di vitale importanza. Forse è per questo che è perfino normale essere ignoranti di Dio, non solo da parte di chi è ateo e non crede, ma anche da parte di noi credenti. Ignorare Dio è un po' come ignorare di cosa è fatta l'aria che respiriamo. Per fortuna la respiriamo comunque. Voglio dire, Dio continua a darci la vita ugualmente, anche se noi lo ignoriamo o ci scordiamo perfino di ringraziarlo. Il Padre nostro continua ad amarci senza mai venir meno, anche se noi come figli forse parliamo e dialoghiamo con tutti, tranne che con Lui. Gesù Cristo ci cerca e ci salva in continuazione, anche se noi probabilmente siamo più propensi a perderci che a lasciarci trovare. E lo Spirito Santo è la carica che ci fa stare in piedi, che ci fa essere generosi, creativi, disponibili, anche se noi riteniamo che tutto questo sia merito nostro. A parte comunque ogni ignoranza in proposito, la prossima domenica è la festa di Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La Santissima Trinità, si dice, ma non è che dopo averlo detto ne sappiamo molto di più. D'altronde nessuno può dire di conoscere bene Dio, neanche i migliori teologi. In gran parte resterà sempre inesplorato, mistero. Ma mistero non è sinonimo di enigma impenetrabile. Mistero è ciò che supera ogni immaginazione, ma che Dio stesso si compiace di svelare, di far conoscere. Ed è accaduto con Gesù. Chi meglio di Lui, figlio e esperto di Dio? La voce che parla nella prima lettura di questa domenica è la sua. Si presenta come la sapienza e ci dice in sostanza: volete sapere chi è Dio? Cominciate a guardarvi attorno, il cosmo, la creazione, la natura. Non vi accorgete che tutto rimanda a un'unica origine di armonia e di vita? Dio non è questione di numeri, uno, due o tre. Dio è amore. Che si presenti a noi come Padre, come Salvatore o come Spirito che dà vita, vuol dire che ci ama con tutto se stesso e in tutti i modi possibili che solo Lui può inventare. Trinità, unico Dio in tre persone, sì, certamente, ma questo sta a dire che Dio è comunità d'amore, non enigma solitario e chiuso in se stesso. Ad affidarsi a Lui non si muore di solitudine e neanche di egoismo. Si vive invece in pienezza, perché credere in Lui che ci ama è amarlo a nostra volta. E questo è vivere veramente, perché è comunicare alla fonte stessa della vita. Siano quindi la simpatia e la soddisfazione ad animarci ogni volta che ripetiamo il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.